Ben ritrovati con un nuovo video. Oggi andremo a vedere dei quiz di tipo alfanumerico, cioè abbiamo delle sequenze in realtà solo fatte di lettere, altre sia con lettere sia con numeri, dove andremo a vedere un piccolo trucchetto per cercare di risolverli velocemente, e poi ho ancora messo una slide, una sequenza solo numerica, un po' diversa da quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. Partiamo con la prima sequenza. Allora, ci dice completa la seguente successione considerando l'alfabeto italiano. In questo caso abbiamo due punti di domanda dopo la F, poi abbiamo HNL e poi SZU. Quello che mi viene in mente di fare è la seguente cosa, cioè noi vediamo che partiamo ad esempio dall'ultimo tris di lettere, cioè abbiamo SZU. La S in realtà ci interessa abbastanza poco, nel senso che anche dove abbiamo i punti di domanda, la prima lettera c'è già. Andiamo a vedere la Z e la U. La Z è l'ultima dell'alfabeto, la U viene prima con in mezzo un'altra lettera, cioè abbiamo la V di mezzo. Quindi ultima lettera come secondo la seconda nella posizione, cioè la Z, e poi la terz'ultima. Quindi andando a ritroso nell'alfabeto c'è una lettera di mezzo. La stessa cosa succede in HNL, perché abbiamo la N, una lettera di mezzo, la M, che qui non c'è, e poi la L. Quindi ci aspettiamo la stessa identica cosa, cioè nelle prime tre lettere. Ci aspettiamo che ci sia una lettera in seconda posizione. E in terza posizione la lettera non che la precede immediatamente, ma la lettera che la precede con un'altra di mezzo. Cioè in questo caso noi abbiamo la L, LH è la risposta esatta perché abbiamo la L, poi ci sarebbe la I di mezzo che non c'è e poi c'è l'H. Quindi è la stessa identica posizione andando a ritroso di due nell'alfabeto come in HNL, quindi NL, e in SZU, ZU. Non possono essere giuste le altre due soluzioni perché NO invece non andiamo a ritroso ma andiamo in avanti, mentre HG andiamo a ritroso ma solo di 1, invece si deve andare a ritroso di due posizioni. Prossimo esercizio. Completa la serie considerando l'alfabeto italiano. H punto di domanda, N8, F2, Q11. Allora, la prima cosa da fare in questi casi, quando abbiamo appunto queste serie alfanumeriche, il consiglio che vi do, è quello di andare a trasformare le lettere in numeri, cioè partendo dal presupposto che la A viene considerata il numero 1, la B2, C3 e così via, fino all'ultima lettera dell'alfabeto, la Z, che è il 21, andiamo a trasformare queste lettere. Io l'ho fatto qui, dove ho scritto trasformazione in numeri, infatti ho trasformato l'H in un 8, la N in un 12, la F in un 6 e la Q in 15. Quindi, vedendo questa sequenza, è più facile capire qual è la risposta esatta. Cioè, quello da fare in questo tipo di sequenza è andare a prendere il primo numero e sottrarre 4, perché qui abbiamo 8, la risposta è 4. Questo lo si capisce perché poi abbiamo 12 meno 4, 8, 6 meno 4, 2 e 15 meno 4, 11. Quindi sono tutte a coppie dove il secondo numero della coppia è il primo meno 4. Terza serie. Allora, completa la seguente successione, anche qui considerando l'alfabeto italiano, qui è lo stesso discorso della serie che abbiamo visto prima. Anche qui bisogna un po' capire nell'alfabeto come si trovano le lettere, qui non serve trasformarle in numeri, quindi vediamo ad esempio che qui abbiamo la D e poi la E, quindi ci aspettiamo che la terza lettera sia quella successiva alla seconda. Anzi, quella precedente, scusate. Quindi D e poi la E. La seconda è quella seguente della terza. Quindi D E. Questa
è la stessa cosa RS. Quindi qui ci aspettiamo che questa sia precedente alla M, quindi la L. In questo caso è semplice, l'unica delle tre risposte che ha la L come seconda lettera è la B, quindi è per forza corretta la B. La prima, invece, se ci fossero state altre risposte con la L come seconda lettera, la prima, ad esempio, guardiamo qui, abbiamo la B, poi c'è C e D tra B e E, quindi ci aspettiamo due lettere di mezzo. Qui è la stessa cosa, perché tra P ed S c'è Q ed R, e qui anche. Quindi è la H perché di mezzo abbiamo la I e la L. Quindi è HL la risposta. Poi, completa la serie considerando l'alfabeto italiano. Questa è un'altra delle tipologie in cui andiamo a trasformare le lettere in numeri, sempre col discorso che facevo prima, cioè A1, B2, C3, D4 e così via fino ad arrivare alla Z. Trasformando queste lettere, quindi ho trasformato la M in 11, P in 14 e così via. E in questo caso non vanno a coppie come nell'esercizio precedente, ma si somma, cioè vediamo ad esempio a terzine possiamo dire che si sommano, quindi 13 più 5 fa 18, 6 più 4 fa 10, 2 più 3 fa 5. Quindi nella prima quel numero che è sommato 11 da 14 ed è 3. Poi ancora completa la serie considerando l'alfabeto italiano, qui ho fatto la stessa identica cosa, quindi ho trasformato la A in 1, la E in 5 e quindi vediamo che ci aspettiamo innanzitutto che il punto di domanda sia una lettera, beh chiaramente qua nelle risposte ci sono solo lettere, però ho fatto appunto 1 e 2, 5 e 6, quindi qua è come se ci fosse 9 e 10, sono tutte separate da un solo numero. La lettera che rappresenta il 9 nell'alfabeto italiano è A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9 e quindi la risposta esatta è la I. Ultimo esercizio, questo non ha lettere, è numerico. Completa la serie 1, 1, 2, 6, punto di domanda 120. In questo caso, come si risolve questo esercizio? Semplicemente si fa una moltiplicazione per 1, per 2, per 3, per 4 e per 5. Perché infatti vediamo che 1 per 1 fa 1, 1 per 2 fa 2, 2 per 3 fa 6, 6 per 4 fa 24, che è la nostra risposta, e 24 per 5 fa 120. Quindi questa è la soluzione di questo esercizio. Grazie per avermi seguito anche oggi e al prossimo video.